Buondi buona gente, sono Luigi in arte lusio di Casa Tyrell e benvenuti a questo nuovo video delle mie teorie del ghiaccio e del fuoco. Per il momento questo non sarà l'ultimo, perché sicuramente magari nel corso del tempo mi verranno in mente altre teorie, ma per il momento quest con questo terzo video concludo quest'altra breve parentesi, perché mh, ho elaborato, ho pensato, volevo condividere la teoria sul complotto delle rose di Casa Tyrell, ho messo la pulce nell'orecchio per quanto riguarda il personaggio di Ricon Stark, adesso volevo affrontare anche quest'altro aspetto, quest'altra ipotesi, quest'altra teoria, stavolta su un personaggio tra i più amati di tutta la saga, veramente è stato uno dei miei personaggi preferiti durante la lettura, ogni volta che mi vedevo davanti. A inizio un nuovo capitolo, il suo nome perché era il suo punto di vista, dicevo ah. Bene, adesso finalmente si legge qualcosa di recente. A maggior ragione se venivo da dei punti view super mega noiosi. Legasi alcuni personaggi di cui è meglio se non faccio parola, perché pure sono tra i più amati, e quindi se dicessi che non mi piacciono finirei linciato vivo, ma va bene, dettagli. Comunque parliamo di Tyrion Lannister, forse uno dei personaggi più carismatici di tutta la saga. Che nei libri sta incappando in. In un versante che magari qualcuno non si sarebbe mai potuto aspettare, o comunque chi ha visto solo la serie tv non se lo sarebbe mai aspettato, e non se lo aspetterebbe mai perché nella serie tv per finire le ultime stagioni l'hanno rovinato completamente, l'hanno fatto diventare... Um, come posso dire? Sto cercando un termine che non sia offensivo, però non me ne viene altro, vediamo. E eh, niente ragazzi, no, devo per forza usare questa definizione. Nella serie TV DD hanno reso Tyrion un coglione. Sì. Uno che non ne azzecca una. Uno che è quasi per forza mh, talmente buono, ma non buono come poteva essere all'inizio, che era un personaggio comunque a suo modo positivo, ma. Buono come può essere buono un ananas su una pizza, buono come maleficent in una riscrittura moderna della bella addormentata nel bosco, non ci sta. Cosa che invece non succede nei libri, perché nei libri i personaggi si evolvono, seguono le direttive proprie, non dettate in parte da Martin. Altre volte magari, come dice lui, che si evolvono per conto loro, ma non secondo quelle proprie, le proprie volontà del fandom. Quindi oggi parliamo da questo lunghissimo preambolo, parliamo del percorso oscuro del personaggio di Tyrion. Allora, prima del, della danza dei draghi, noi... Eh, Vediamo Tyrion alla fine del terzo volume, ovvero Tempesta di spade, congedarsi dal lettore in uh, vesti molto diverse. Ha smesso di essere quel personaggio ironico, sottile, uh, a suo modo buono che era stato fino ad ora, per. Uh, Usa, per usare un termine molto alla mericelli, per diventare il mostro di cui qui, con in, il, per diventare il, mostro che il mondo l'ha sempre accusato di essere unicamente per il suo aspetto fisico, viene accusato ingiustamente di aver assassinato suo nipote Joffrey e uh, di questo ne approfittano la sua famiglia, ovvero suo padre Tywin e sua sorella Cersei per potersi liberare di lui, ognuno dei due con finalità differenti, Tywin perché lo odia a prescindere, Cersei perché ha paura della profezia del Valoncar fatta da Meghilarana e uh, nonostante e viene condannato quindi a morte però grazie all'aiuto di Jamie, l'unico componente della sua famiglia che gli mostri affetto, lo aiuta a fuggire, però visto che Jamie ormai ha intrapreso il suo percorso in cui vuole diventare una persona onesta, sceglie di fare ammenda con suo fratello nel momento meno opportuno che potesse de scegliere, e gli confessa che un piccolo fattariello avvenuto quando lui era giovane non è andata come lui immaginavo. Chiarimento per chi magari ha visto solo la serie tv, ma se state vedendo questo video, dubito che così sper, penso che siate tutti quanti lettori. Comunque, come si suol dire ripetita Juvent. Allora, quando era un piccolo giovincello di 13 anni, Tyrion si innamorò di Tisha. Questa fanciullina, figlia di una, questa povera contadina giovanissima che era stata aggredita da un gruppo di uomini. Con l'aiuto di Jamie, lui eh, sgominò i, i malviventi e salvò la fanciulla. Da qui iniziò una tenerissima e bellissima storia d'amore che, che culminò in un matrimonio segreto tra i due giovanetti che hanno vissuto dei giorni idilliaci. Però... Alla fine Tywin scoprì il fallo commesso dall'ultimo genito e uh, obbligò Jamie a dire a, al fratello Tyrion che in realtà Tisha era una prostituta assoldata per, uh, diciamo per uh, farlo diventare uomo, tra virgolette. E che uh, l'attacco dei briganti nei confronti di Tisha era, stata tutta un era stato tutto organizzato. Fa dopo aver fatto questo, ob Tywin obbligò gli uomini della sua guardia a stuprare Tisha eh, sotto gli occhi di Tyrion, alla fine obbligando anche Tyrion a um, abusare di, uh, di Tisha e infine dove uh, Tisha veniva pagata in quanto prostituta e perché un Lannister paga sempre i suoi debiti o non sempre e ciò aveva reso Tyrion molto uh, diciamo uh, aveva rovinato un po' il rapporto che Tyrion aveva con il gentil sesso e quella è la confessione che Jamie gli fa nel mentre che lo sta facendo evadere dalla fortezza rossa, che era tutta quanta una palla, che non era vero che Tish era una prostituta, che tutto questo gli, aveva gli era stato Tywin a volerlo perché uh, non voleva che il nome dei Lannister venisse macchiato da un matrimonio segreto tra uno dei suoi figli e una povera contadina, quindi aveva ordinato a Jamie di far credere a Tyrion che l'assalto dei briganti era stata tutta una falsa. Una farsa che Tish era una prostituta, eccetera, eccetera. Questo genera un odio lancinante nei confronti di, de, da parte di Tyrion nei confronti di suo fratello. Con questa confessione, Tyrion vede perdere l'ultimo brandello di affetto che aveva nella sua vita, ovvero suo fratello Jamie. E per contraccambiare la confessione, gli rivela che Cersei ha fatto un bel po' di corna a Jamie nel mentre che lui non c'era contribuendo così a uh, inclinare ancora di più i rapporti tra Jamie e Cersei. Poi sappiamo com'è andata, uh, invece di fuggire subito, Tyrion decide di fare una capatina nei suoi appartamenti, uccide la sua ex amante traditrice Shae e infine uccide suo padre Tywin e così e, così, e poi se ne scappa nella danza dei draghi vediamo un Tyrion ormai molto disi totalmente disincantato dalla vita che si ubriaca eccetera eccetera e magari in cuor suo vorrebbe ritrovare Tisha ma non si sa con quanta forza di volontà e in più lo vediamo vediamo emergere sempre di più molti suoi lati oscuri che sono già presenti in quella parte di storia che io vi ho appena orora enunciato Ebbene ragazzi, cosa potrebbe accadere qui d'ora in avanti? Sappiamo molto probabilmente che uh, in The Wiz of Winter, Tyrion e Daenerys finalmente si incontreranno. Come potrebbe andare il loro incontro? Beh, io penso questo: penso che Tyrion potrebbe veramente diventare il consigliere personale, il consigliere, uh, se non il più fidato comunque, un consigliere molto vicino a lei uh, di Daenerys, soprattutto se consideriamo che, come avevo già accennato nel mio precedente video di questa rubrica, molto probabilmente Ser Barristan Selmy potrebbe morire, magari già all'inizio di The Wiz of Winter, durante la battaglia di Mirin. Di conseguenza, uh, Daenerys, dopo, il suo, dopo che sarà ritornata a Mirin, dopo aver diciamo, uh, riunito tutti i Calasar, uh, averli radunati, averli portati ed essere ritornata a Mirin, probabilmente uh, finirebbe per trovarsi senza l'assistenza del suo consigliere privato e. Questa e l'assenza di Ser Barristan potrebbe spianare la strada a Tyrion come nuovo consigliere di Daenerys. Ora, non so con certezza come potrebbe evolversi la vicenda, perché consideriamo che Daenerys è, dovrebbe essere piuttosto prevenuta contro le grandi casate di Westeros che hanno contribuito alla caduta dei Targaryen, tra i quali anche i Lannister, però chissà. Il fatto che Tyrion adesso sia uh, un, un acceso nemico della sua stessa famiglia, che abbia ucciso lui stesso con le sue stesse mani suo padre, potrebbe magari uh, aiutarlo a meglio entrare nelle grazie di Daenerys, complice anche il fatto che se veramente Daenerys avrà intenzione di marciare e riconquistare Westeros, Tyrion sarebbe per lei la la sua carta vincente perché sarebbe uh, una persona che conosce meglio di lei Westeros, quindi potrebbe uh, consigliarla molto, in maniera molto più ampia, diciamo, da questo punto di vista. Uh, sostituirebbe al meglio la Ser Barristan, come anche penso Ser Jorah, perché dubito fortemente che ci sarà un riavvicinamento tra Daenerys e Jorah. E quindi e, uh, da qui emergerebbe ancora di più il lato oscuro di Tyrion, che potrebbe vedere nel, nella riconquista di Westeros da parte di Denelis un modo per potersi vendicare meglio ancora della sua famiglia, quindi di Cersei e di Jamie. Poi c'è da valutare un altro aspetto, ovvero il fatto che comunque Tyrion sia a conoscenza del fatto che a Westeros si trovi già un altro Targaryen o sedicente tale, ovvero il uh, come chiamava, o oh, come il Aegon, come dicevano tutti i Targaryen, il uh, figlio redivivo di Regar di ed Eliam. Va bene, lui avete capito. E in questo caso, Tyrion, come potrebbe rapportarsi? Sceglierebbe magari probabilmente il partito vincente che sarebbe quello di Daenerys perché fino a prova contraria Daenerys a differenza del giovane Aegon ha i draghi elemento basilare in un uh, necessario in un Targaryen che vuole conquistare terre a destra e a manca e in più uh, potrebbe magari subentrare il dubbio potrebbe magari essere proprio Tyrion a mettere in dubbio la uh, l proprio l'identità Targaryen del giovane Aegon. A maggior ragione se magari Daenerys, facendo 2 più 2 su questa notizia, potrebbe eh, capire che il sedicente Aegon Targaryen altro non sarebbe che il drago del guitto, il drago di cartapesta che gli è stato mh, preannunciato da, da Quaithe, da, dalla veggente Quaithe. Quaithe, non mi ricordo come si pronuncia. bene. Quindi, uh, da questo punto di vista, andrebbe riletto in una certa maniera anche il fatto che uh, uh, l'immagine di Daenerys come futura regina folle. Allora, io non penso che Daenerys diventerà una regina folle come nella serie tv. Io quel ruolo lo vedo molto più probabile per la boccheggiante Cersei. No, io penso più che altro che Daenerys mostrerà anche lei come Tyrion un carattere. Uh, più oscuro, ma uh, più che altro perché forse farà emergere, più che la regina dei sette regni, la calisi che c'è in lei, quindi la sua parte molto più uh, dotrachi. E, uh, e in più, Tyrion potrebbe spingerla proprio verso quella direzione più brutale, più violenta, proprio per i suoi intenti di vendetta, intenti di vendetta che non sappiamo se uh, potranno realizzarsi. O meno, perché è probabile, facendo un'ipotetica un timeline, che per tutto The Wiz of Winter Daenerys sarà impegnata a o, organizzare, a radunare tutti i Calasar sul finire, uh, magari verso la penultima parte di The Wiz of Winter: ritornerà a Mirine, riprenderà, ristabilirà l'ordine. Ci sarà lì l'avvicinamento con Tyrion. Tyrion che magari avrà le proprie intenzioni uh, per. Uh, aiutarla a riconquistare Westeros da lì poi ci sarà la partenza e potrebbe concludersi proprio come hanno già detto i ragazzi del podcast su uh, le, dei, del, delle cronache del ghiaccio e del fuoco che magari The Wiso Winter si concluda proprio con l'arrivo di Daenerys a, a Westeros e magari per allora molte cose sullo scenario di Westeros potrebbero già essere cambiate ad esempio probabilmente Cersei sarà già morta Sarà la prododerei probabilmente sarà già andata distrutta e quindi eh, eh, Cersei magari sarà stata già uccisa da Jamie che a sua volta sarà morto dopo aver ucciso la sorella amante. Quindi di conseguenza Tyrion arrivato a Westeros per volersi, con l'intento di vendicarsi della sua famiglia, si ritroverà con una vendetta totalmente vanificata da qui in poi. È probabile però che eh, la sua. Uh, la sua parte più oscura sarà emersa ancora di più. Se magari qualcuno avrebbe da ridire su questa visione di un Evil Tyrion, io prenderei, come prenderei ad esempio, come vi ho detto, la parte finale di la sua parte finale in uh, Tempesta di Spade, il modo in cui lui si congeda da, da Jamie, il modo in cui uccide Shae e anche l'omicidio del padre. Ma ancora prima, magari, uh, con uh, la parte del processo in cui lui uh, urla il suo odio contro la popolazione di Aprodo de Rea, popolazione che lui stesso ha salvato, ma che adesso lo, lo vuole morto, lo designa un mostro perché lo ha sempre definito tale solo perché è un nano, solo perché è deforme. Già lì, secondo me, si vedono i semi di una possibile oscurità nel personaggio di Tyrion. Per quanto riguarda il finale, il finale della sua storia, come avevo già detto in molti altri video a tema cronache del ghiaccio del fuoco. Se per personaggi principali come Daenerys e John è già più possibile fare delle ipotesi concrete. Ad esempio, è molto probabile che Daenerys morirà durante la, la guerra contro gli estranei. John potrebbe anche lui morire durante la guerra contro gli estranei, oppure magari. Potrebbe decidere, potrebbe, nel caso in cui sopravvivesse, potrebbe decidere di riunirsi a, ai bruti e di andare a vivere con loro, perché comunque il periodo in mezzo ai bruti è stato tra i più sereni della sua esistenza. Con Tyrion invece è molto più difficile fare delle ipotesi. Lui ha tante pro, buone probabilità per uh, non uscire vivo da questa storia, non arrivare vivo alla, alla, alla storia quanto può comunque di sopravvivere, ma io penso che di base per la via che ha preso il suo personaggio non penso che avrà un lieto fine. Non gli daranno quella merda di finale lieto e gioioso della serie TV, assolutamente. Penso che comunque andrà o che muoia o che sopravviva. Tyrion probabilmente quasi sicuramente me lo sento avrà un finale più amaro che dolce. Ecco e penso di poter chiudere qui questo video. Non mi volevo dilungare troppo perché, comunque, questi video non li voglio far durare troppo a lungo. Per cui ehm, lo concludo qui. Spero che vi sia piaciuto. Lasciatemi un like se così è stato e commentate, ditemi la vostra cosa ne pensate. Se vedete anche voi un futuro oscuro per il personaggio di Tyrion. Se vedete che magari farà uscire un po' una sua parte più malvagia, da un punto di vista molto alla, alla Frankenstein di Mary Shelley. Uh, come pensate che si concluderà la sua storyline uh, alla fine in Dream of Springs? Poi uh, iscrivetevi al mio canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi video. Mettete mi piace alla mia pagina Facebook, seguitemi anche su Instagram, sempre se volete. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Mamma mia, sono scusate, ragazzi, sono intasato dal. Da, Dall'allergia, questo è un brutto periodo. Proprio non riesco proprio a respirare. In certi momenti, comunque, dal vostro illusio di casa Tyrell è tutto. Ci vediamo alla prossima e ciao!